Buongiorno ad Anna Valle. Buongiorno. Come leggete nel ticker, nel sottotitolo che sta scorrendo, batte Mourinho, ha battuto Mourinho. Allora, debutto di Lea, Rai 1, con appunto questa nuova serie fiction, appunto, in cui è Lea e Anna Valle, è una infermiera di quelle che uno si sogna la notte di avere, però ce l'hanno soltanto i bambini di quell'ospedale a Ferrara. Però la cosa clamorosa è che c'è Inter Roma in contemporanea, non diciamo dove, sulla concorrenza comunque, e in realtà Lea batte Mourinho, batte la Roma, batte Zaghi, batte, insomma, hai fatto più ascolti, Anna. Allora, oserei dire che anche noi eravamo una squadra, a nostro modo siamo una grande squadra, una squadra che ci ha messo insomma l'anima in questo progetto, è un progetto al quale tenevamo tantissimo e ci siamo impegnati e il pubblico ci ha voluto premiare. Sono pure romanista, io la Roma ha anche perso. Peraltro, questo vabbè, lo diciamo, Peraltro. va così. Allora, intanto raccontami un attimo della tua squadra. C'è una persona a cui sono particolarmente legato che è Giorgio, però insomma, lui mi pare che però sia il tifoso dell'Atalanta, se non sbaglio. Eh beh, giustamente. Allora, Date le dici tue origini. chi lavora Allora, con te? esatto, sì, Giorgio è il mio ex marito, con il Giorgio quale Pasotti. Giorgio Pasotti, sì, ovviamente, che è stato un collega straordinario, guarda, che ha apprezzato il mio modo di essere. Noi ci siamo conosciuti sulla Compagnia del Cigno, ma in realtà non avevamo lavorato insieme in quell'occasione lì perché i nostri personaggi non si incontravano praticamente mai, non avevano a che fare durante quella storia lì, e invece qui l'ho potuto conoscere a livello personale e professionale e ho trovato un compagno di lavoro veramente forte, guarda, perché appunto non avevo avuto la possibilità di conoscerlo e ho visto che è una persona generosa sul set a livello professionale, simpaticissimo, sta allo scherzo e sta al gioco ed è stato veramente molto bello lavorare con lui, ma anche con il resto della squadra. Noi siamo capitanati dalla nostra regista Isabella Leoni, quindi una donna alla regia, perché questa storia comunque aveva la necessità di uno sguardo femminile. E poi ci sono queste fantastiche mie colleghe, a cominciare dalla caposala, che è Daniela Morozzi, che interpreta Rosa, la mia migliore amica nella storia, che è una grandissima attrice, anche comica, direi, insomma. Ma sa fare anche il drammatico, insomma, una persona tutto tondo, una persona eccezionale, e tutte le altre ragazze che ci hanno fatto compagnia, da Manuela Ventura, Marina Crialesi, Rausi, ma poi c'è un altro uomo che è Mehmet Gusur, al quale insomma bisogna rendere onore altrettanto quanto a Giorgio, e poi insomma c'è una grande squadra anche dietro le quinte, c'è stata una bellissima simbiosi tra di noi, proprio un'armonia sul set. Allora, ricordo che è una produzione di Rai 1 con Banijay Studios Italy, con i quali hai fatto un'altra grande fiction importante sulla concorrenza, stavolta che ieri sera hai battuto di Mediaset, che era La luce dei tuoi occhi. Esatto. Banijay, che devo dire, però, insomma, nel frattempo aveva portato a casa anche un altro grande risultato con un professore, no? Con la fiction con Alessandro Gassman. Quindi, insomma, e devo dire anche un momento di grandi ascolti per queste fiction di Rai 1, insomma, che stanno certamente portando a casa anche prodotti molto importanti, insomma, pensiamo ovviamente anche all'Amica Geniale. Però io adesso, Anna, vorrei far vedere qualche momento della prima puntata con la quale, ricordiamo appunto, Lea ha vinto comunque la serata battendo un colossal come Inter Roma. Allora, aggiungiamo allo schermo Come fosse in America. Se vieni un attimo nel mio ufficio ti spiego tutto. Perché non me lo spieghi qui adesso? Siamo tutti curiosi di sapere della tua nuova Lea, per nomina. favore. Quando l'hai saputo? Che è successo? Pochi giorni fa. Ma chi è? Ma che ci fa qui? C'è qualcuno? Non hai pensato di avvisare? È l'ex marito. Non hai pensato che la mia aspettativa stava per finire e che sarei tornata anch'io a Ferrara? Volevo dirtelo di persona, per quello sono venuta a cercarti. Pensiero gentile. Senti, mi hanno offerto un posto da primario. Che cosa ti aspettavi che io facessi? Eh già, che cosa mi aspettavo? Vieni sempre prima tu. La tua vita, la tua carriera, vero? Lea, calma. Ma vaffanculo, Marco! Non gliel'hai mandata a dire qua, eh? No.
Definitivamente no. Non so se sono più arrabbiata con me o con lui. Beh, lui un po' stronzo è sempre stato. Ho fatto così tanta fatica a tornare qui. A trovare la forza di ricominciare. E ci sei riuscita. Sei tornata al tuo lavoro. Hai ripreso in mano la tua vita. Ma mi è bastato vederlo per sentirmi al punto di partenza. Ma non è così. Capito? Eccoci qua, allora abbiamo preso l'attimo della lacrima, però invece questo è una serie particolare perché ci porta dentro un ospedale, ci porta dentro una corsia, il punto di vista è quello delle infermiere, un ruolo fondamentale per chi vive l'ospedale, sa bene che ruolo centrale abbia quello, però se siamo in un ospedale pediatrico, tanto per cominciare, no? Però diciamo che in realtà, al di là della vicenda personale con questo ex marito, insomma, vabbè, un piantarello per Giorgio Pasotti è tutto sommato ci può stare, diciamoci la verità, se t'accanna Giorgio Pasotti ci può stare che ti fai due lacrime, insomma, questo diciamo, rivolto alle signore. Però fondamentalmente invece il tono mi pare un tono nel quale prevalgano i sorrisi, non so se sei d'accordo, Anna. Sì, esatto. Nella storia noi trattiamo tantissimi temi importanti, anche temi drammatici, insomma, parliamo di malattie e purtroppo lo facciamo parlando di bambini, perché siamo appunto nel reparto di pediatria. Però queste infermiere, anche i medici che fanno parte, gli operatori sanitari, portano, a cominciare già dalla scenografia che vediamo, portano comunque una leggerezza che non è mai superficialità a questi bambini, insomma, cercano di portare il sorriso, sono tutti personaggi che fanno il loro lavoro con amore, con passione, con grandissima empatia nei confronti dei loro pazienti e delle famiglie dei pazienti, perché anche quella è una zona importante, e quindi cerchiamo insomma di portare appunto questa leggerezza con questi sorrisi, con questa solarità che i personaggi che raccontiamo si portano dentro, nonostante vedano tutti i giorni cose sicuramente impegnative da affrontare quotidianamente. Nell'intervista che hai concesso l'altro giorno a Ilaria Ravarino sul Messaggero, facevi una sottolineatura secondo me molto intelligente e molto importante. Vabbè, il tempo passa per tutti, anche per Miss Italia 1995, anche se non sembra, perché adesso ti vedo qua, stavo rivedendo prima una foto tua del 95, adesso non voglio fare il galante, però mentre se mi vedo una foto mia del 95 sono un pochino diverso, te mi sembri più o meno, diciamo, sei molto, molto meglio incamminata. Però invece facevi il ragionamento giusto sul fatto che le fiction che stanno rappresentando in questo momento l'Italia, un'Italia diciamo molto, molto, forse molto più attuale, stanno incoronando dei grandi successi per le donne. Di, appunto, tu parlavi delle cinquantenni, insomma, di una generazione che non è più sopra i 40 anni, dai 40 anni. 40 anni sicuro, ecco. Poi se vogliamo andare anche a scavare, per esempio, pensiamo a Sanremo, certamente l'elogio nazionale che ha ricevuto giustamente Sabrina Ferilli, alla quale tu devi qualcosa, secondo me, perché esatto, la tua prima grande fiction è stata Commesse, e ne avevamo parlato proprio con Sabrina di questa fiction a Natale, poi ne parleremo, però insomma, fai una sottolineatura molto interessante questo aspetto dell'età. Ilaria voleva mi ha coinvolto in questa cosa perché è Ilaria ovviamente la giornalista che ha notato negli ultimi tempi un cambiamento, un innalzamento dell'asticella dell'età, cioè mentre prima c'erano e ci sono ancora ovviamente le ventenni e le trentenni, adesso viene dato molto spazio, ma non soltanto a livello italiano, anche a livello internazionale. Lei giustamente diceva, basta pensare, non so, a Omicidio Ice Town con Kate Winslet o alle cose che ha fatto la Kidman, che è ancora più grande, insomma, però è ancora una bellissima donna, direi, o la Bullock, o anche la Sarah Jessica Parker. Ecco, ci sono delle storie. Il ritorno di Sarah Jessica Parker e delle sue compagne newyorkesi, esatto, per esempio. Certo. Esatto.
Ci sono delle serie su alcune piattaforme, ma comunque lo vediamo anche in Italia, appunto sulla Rai, in cui, mentre forse qualche anno fa diventava un po' più difficile raccontare, c'erano sempre delle attrici che magari superavano i 40 anni, però la storia non era incentrata su queste donne, era incentrata su donne un po' più giovani o su uomini di qualsiasi età, ovviamente. Adesso anche le donne, che sono donne più adulte, più mature, che si scontrano con tanti temi diversi, vengono raccontate. Ecco, e questa è una cosa molto bella, secondo me. Uno, perché probabilmente comunque sono anche temi che interessano il pubblico, che coinvolgono il pubblico e temi nei quali il pubblico appunto si riconosce, si immedesima. Senti, questo è il tuo primo medical che ti capita? Sì, esatto. Il primo medical in un momento nel quale, ovviamente, anche sempre su Rai 1, ricordiamo il giovedì c'è questo successo di Doc, ovviamente, e il fatto che voi siate in scia, però ci impone un ragionamento su questo, no? Perché noi siamo dentro un tempo nel quale l'ospedale è comunque una presenza ricorrente nelle nostre vite. Io ti chiedo, intanto, come si entra da attore in un ospedale in questo tempo? Perché voi avete girato, ovviamente, qualche tempo fa questa vostra fiction, ma nell'entrare dentro i personaggi, nell'entrare dentro queste dimensioni, un approccio diverso, in qualche maniera, con una sensibilità in più? Ma sicuramente è un mestiere particolare, quello del medico, dell'infermiera, è un mestiere nel quale forse non stacchi quasi mai, perché alla fine tutti noi abbiamo degli amici o infermieri o operatori sanitari o medici o comunque che hanno a che fare con l'ospedale, e c'è sempre la domanda dell'amico fuori orario in cui dice: ma sai, mi è successa questa cosa, ho bisogno di, no? E quindi è un lavoro nel quale probabilmente bisogna anche essere portati a spendersi per gli altri, a non chiudere la porta una volta rientrati a casa dal lavoro. E quindi è un lavoro in cui bisogna avere una particolare generosità, probabilmente, per poterlo far bene, secondo me. Almeno questa è la mia esperienza, anche delle persone che conosco e che fanno nella realtà questo lavoro, sono persone sempre disponibili, ecco. In questo noi abbiamo girato poco più di un anno fa, e ovviamente quindi sotto pandemia, in piena pandemia direi, quindi a parte la difficoltà di girare alcune piccole cose all'interno diciamo strutture cliniche o ospedali, cose di questo genere, il resto ovviamente l'abbiamo girato in un teatro di posa, perché erano tantissime settimane, non potevamo appoggiarci a un vero ospedale. Però il mio approccio, così come quello dei miei colleghi, è stato quello di osservare quanto più possibile le persone che si sono rese disponibili nei nostri confronti, nell'insegnarci anche quello che nella quotidianità un'infermiera o un medico fanno, per essere quantomeno, insomma, credibili e non impacciati con gli strumenti che usiamo e con anche la terminologia che non fa parte della nostra vita quotidiana, perché ci sono alcuni termini. Proprio con Giorgio Passotti c'erano delle giornate in cui aveva delle cose in cui doveva spiegare delle diagnosi, e mi ricordo che c'era questo medico vero sul set che ci ha dato una grandissima mano, è stato sempre con noi, e insomma, dei termini che erano impronunciabili, ecco, per renderli pronunciabili in un modo normale bisognava mettersi lì per tanto tempo, ecco. Però è stato interessante, perché secondo me abbiamo in qualche modo, almeno tenteremo in queste quattro serate, di raccontare sempre appunto con un pizzico di leggerezza, un pizzico di sorriso, la vita di queste persone qui, che in questi 2 anni in modo particolare sono ritornati davanti ai nostri occhi per tener fronte alla pandemia, ma loro ci sono sempre stati fondamentalmente, ecco. Forse mai come questi 2 anni si sono dovuti fare dei turni disumani, quello sì, per aiutarci. Ti è venuto in mente, ti sono tornate in mente, alla mente, insomma, le immagini, perché io credo che i medici sicuramente, però in particolare proprio le infermiere sono quelle che sono balzate agli occhi di tutti, perché ovviamente il medico ha un ruolo da protagonista, ce l'ha sempre, fondamentalmente è il primo attore, no, dell'equipe. Però invece devo dire, nella narrazione
della prima linea che c'è stata ovviamente durante la pandemia. Ricordiamo ovviamente l'infermiera che crolla morta di sonno, poveraccia, dopo un turno massacrante, il segno della mascherina che anche tornava nel momento in cui c'era il ritorno della quarta ondata. Insomma, in qualche maniera sono state un po' di ispirazione queste figure, Anna. Sì, ma più che ispirazione ti dico un'altra cosa, che Isabella in prima persona, Isabella Leoni, ma anche tutti noi attori, quando abbiamo affrontato questa storia, proprio appunto principalmente dal punto di vista degli infermieri, volevamo in qualche modo nel nostro piccolo rendergli omaggio e dirgli grazie, ecco, perché quelle immagini lì non le dimentichiamo, non le dimenticheremo. Durante il primo anno di pandemia, tutti noi attori in qualche modo, insomma, persone che fanno parte dell'ambiente dello spettacolo, abbiamo cercato con i nostri video anche di incoraggiare in momenti difficili i vari reparti, insomma, laddove potevamo, no? Con dei video, dai, forza, siamo con voi, e cose di questo genere. Questa era ancora di più, forse un modo ancora un più eclatante, se vuoi, di ringraziarli, pur non parlando assolutamente di pandemie e di mascherine, ma parlando di loro. Senti, vorrei concludere proprio con questo. Una carriera piena di successi nelle fiction, ricordavamo Commesse, che è una fiction di cui parlavamo con Sabrina Ferilli, per la forte capacità innovativa che aveva nel 1999, ricordiamolo, quella fiction, in cui c'erano intanto protagoniste tutte donne, cosa che adesso sta succedendo. Prima ricordavamo appunto le cinquantenni, ci mettere per esempio la giudice Imma Tataranni, no? Che ovviamente è una giudice più o meno di quell'età, no? Con grandi ascolti, eccetera, eccetera. Però questa tua carriera, in questi insomma ormai tanti anni di televisione, no? Come lo stai vedendo cambiare proprio questo settore, il settore della fiction, proprio nella maniera in cui tu ci sei arrivata, che venivi appunto da poco tempo dall'uscita, dal successo di Miss Italia, insomma, da una dimensione appunto che era di entrata proprio nel mondo del cinema, anche se poi è cinema televisivo, insomma, no? Certo, come sta cambiando, come è cambiato da questo punto di vista? Proprio a livello internazionale c'è un'offerta enorme con temi più disparati, una ricerca anche di qualità forse maggiore, insomma, in più prodotti, e poi secondo me c'è una maggiore tridimensionalità dei personaggi. Cioè, forse all'inizio, quando proprio ho cominciato, si cercava di raccontare un po' il buono e il cattivo, fra virgolette, no? Il bene e il male. Adesso si cerca, piano piano, ovviamente non è stata una cosa repentina, però piano piano, secondo me, anche i personaggi cominciano ad avere una tridimensionalità ancora più approfondita. Cioè, c'è il personaggio che sbaglia e quindi fa qualcosa di sbagliato e quindi negativo, però non per forza viene considerato cattivo, ecco, comunque un personaggio no. E stessa cosa, il personaggio negativo ha qualcosa alle spalle che lo ha portato poi in fondo a quelle scelte, che sono state sicuramente scelte sbagliate, però viene raccontato anche da un altro punto di vista. Ecco, forse c'è un po' questa ricerca, questa voglia di rendere tutto un pochino più autentico, più vero. L'ultimissima, di fiction ne fatte tantissime, di cinema un po' meno. Allora, è una fase peraltro difficile, per carità, anzi, però invece per un'attrice come te, diciamo, un progetto cinematografico importante è quello che in qualche maniera ti aspetti, è il next step? È quello che in qualche maniera si vuole. Allora, la cosa importante per un attore sono le storie che interpreta e i personaggi che ti vengono proposti, quindi quello è ciò che ti porta a fare una cosa, che sia per il cinema o per la televisione. È ovvio che nel cinema c'è ancora di più che nella televisione la possibilità di scrivere personaggi che abbiano una spinta in più a volte, ecco, è sicuramente un modo di narrazione leggermente diverso, anche se la televisione sta andando verso quello. Parliamo di prodotti, insomma, ci sono dei prodotti alti che vanno verso
la narrazione e la regia cinematografica e quindi anche il tipo di personaggio che può interpretare. Io mi sono avvicinata a questo lavoro perché sono cresciuta con i film di Bertolucci e di Tornatore, e quindi sicuramente il cinema è qualcosa, cioè sono una gran tifosa del cinema, sono una persona che va al cinema spesso, anche se insomma adesso ultimamente abbiamo avuto meno possibilità. Però insomma ecco, faccio il tifo, non separo le due cose. Nella mia carriera effettivamente c'è stata molta più televisione, che ti impegna tantissime settimane, a volte magari avendo preso un impegno mi ha impedito di fare altre cose, poi altre non sono arrivate, però altre sono sicura che arriveranno. Ecco, il cinema c'è e faremo in modo che ci sia sempre, perché è una nostra grande ricchezza, così come lo è anche il teatro. Concludo con questa curiosità. Intanto hai dovuto giustamente ricordare Wikipedia che non sei nata a Lentini, ma sei nata a Roma, cresciuta anche alla Dispoli, diciamo, da queste parti. Nata a Roma, cresciuta alla Dispoli e in parte cresciuta a Lentini, dove poi ho partecipato al concorso di Miss Italia, quindi le persone si ricordano di me come siciliana, ma in realtà sono metà romana e metà siciliana, metà laziale e metà siciliana. Senti, se io ti dico Roma, cos'è? Che immagine hai di Roma, a parte quella qua dietro che è la sede del Messaggero in pieno centro? Che conosco molto bene perché non è lontanissimo da casa mia. Ma allora, Roma è stato il posto in cui, a parte sono nata, ma è stato il posto dove appena ho potuto, ho avuto la mia libertà di quasi adulta, nel senso che dopo il concorso di Miss Italia io ho deciso di trasferirmi da sola in una casa, ho preso una casa e io mi ricordo questa lunghissima passeggiata al Lungotevere vicino a Corso Vittorio Emanuele, quindi quel tratto lì del Lungotevere di Roma, in cui mi sentivo all'inizio di una vita che sapevo mi sarebbe piaciuta giorno dopo giorno, non so come spiegartelo, proprio una sensazione molto forte, tipica dei ventenni che si sentono spudoratamente forti. Con questa immagine di forza e con la forza di un successo al debutto, alla prima puntata di Lea, Anna Valle, che ha battuto Mourinho, il suo allenatore, al debutto su Rai 1, e ovviamente il martedì sera con queste quattro puntate, quindi ne aspettiamo altre tre con altre sorprese. Allora ti ringraziamo ovviamente, allora niente, buona corsia a questo punto, direi, no? Grazie a voi.